Buonasera, signor Sarezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao dal punto più incastrato della città di Arezzo. Sì, torniamo qui a parlare di Via Fiorentina, di quella che era il progetto iniziale di rotatoria, perché sarà capito, ti ricordi, avevamo già detto che il vice sindaco Camurrini ci aveva detto in trasmissione che le tre ipotesi di rotatoria che avevano pensato non soddisfacevano. Allora abbiamo preso spunto dalla presenza del sindaco Ghinelli alla trasmissione Nero su Bianco, gli abbiamo chiesto fuori tema su questa rotatoria, si fa o non si fa? Lui ci ha detto la rotatoria non si fa, però si fa una cosa migliore, cioè un passaggio sotterraneo, diciamo così, per chi va dritto, quindi chi va verso l'aeroplex o verso la rotatoria dell'ospedale, chi invece deve svoltare, svolte senza semaforo a destra. Sentiamo il sindaco. Sì, diciamo c'è un progetto che è stato già approvato dalla giunta preliminare per risolvere il nodo di Via Fiorentina, consentendo le svolte in sinistra sia per chi viene da sud verso Firenze sia per chi viene da nord verso la città. Non è una rotatoria, è un sistema con un sottopasso che consente alle corsie passanti di svincolarsi direttamente, quindi ancora più veloce che una rotatoria, e che consente in superficie la svolta sinistra con il semaforo. Questo ha un doppio vantaggio: uno, rende più veloce l'attraversamento di Via Fiorentina per il traffico in tangenziale, quello di attraversamento, che è la grande maggioranza, stragrande maggioranza delle auto, diciamo, va dritto, non ha l'intenzione di svoltare, e la svolta sinistra è comunque consentita. Ma come corollario secondario, ma neanche tanto ai fini di quello che stiamo dicendo, è che ingombra molto meno della rotatoria, quindi mangia molto meno spazio al campo scuola di quanto avrebbe portato via la rotatoria. E questo si traduce in una maggior potenzialità di sosta al campo scuola. Quindi questo è un'ulteriore, come dire, attenzione nei confronti di questa infrastruttura per la sosta che prima o poi Arezzo Fiere Congresse probabilmente penserà di acquisire. I tempi? Perché per la realizzazione di questa opera. Allora è messa nel bilancio di quest'anno. Allora, io mi sono un po' impuntato col vice sindaco che la voleva rimandare al prossimo anno. Io invece ho puntato i piedi per far sì che l'appalto sia indetto in quest'anno, perché solo così potremo avere la soluzione entro un anno e mezzo, altrimenti si allungano i tempi e salta nuovamente tutto. Perché infatti il timore di molti era che, a parte forse c'erano altri ostacoli, ma con la rotatoria c'era anche il rischio di congestioni in quel tratto che potevano essere ingestibili. Sì, allora le simulazioni numeriche hanno dimostrato questo, che l'incolonnamento alla rotatoria sarebbe stato eccessivamente elevato. Quindi poi alla fine la scelta è stata fatta non soltanto perché si ingombra di meno, non soltanto perché si riesce a svincolare meglio chi va dritto, ma soprattutto perché si riduce il tempo di attesa per chi arriva in rotatoria. Ci sarà un problema, questo aspettiamocelo comunque, di un ispessimento delle code alla rotatoria della rotisala. Perché ovviamente si va più rapidi prima e ci si ferma un po'. Un tratto più stretto, quindi ovviamente. Allora dice il sindaco, i lavori potrebbero partire anche nel 2018, c'è il vantaggio anche di Arezzo Fiere perché questo progetto prevede di prendere meno spazio al quello che sarebbe il nuovo parcheggio di Arezzo Fiere nell'ex campo scuola, insomma tanti vantaggi, l'unico svantaggio potrebbe essere le auto incolonnate vicino alla rotatoria dell'Aeroplex della multisala. Questa non fa più filtro e quindi le automobili si bloccano tutte sulla rotatoria della multisala. Allora, qui il sottopasso è l'unica soluzione, perché altrimenti una mega rotatoria non c'entra e vorrebbe dire file interminabili in questo punto qui. Logicamente con il sottopasso si evita che le macchine si fermino, si dà più scorrevolezza e quindi si crea anche meno inquinamento in questo punto. Non so il progetto poi a livello strada, cosa prevede, perché sicuramente ci saranno i quattro svincoli di uscita dal raccordo, ma ci saranno anche i svincoli d'entrata nel raccordo. Venendo dalla rotatoria dell'ospedale, io voglio girare a sinistra, che adesso è impossibile perché non si può fare. Sicuramente. E poi le auto vengono in giù. Dovrà essere fatta una rampa di uscita che viene a livello terra, sì. E poi entrerà in una mini rotatoria. Sì. Penso che sia l'unica soluzione. E le va sopra, quindi. A questo livello qui? Sì. L'unico problema è che vorrei. Che sicuramente, però, i tecnici lo sanno. Qui sotto passa il megafognone della città di Arezzo. Non so a che profondità passi. Se passa alla profondità inferiore a 6 metri diventa veramente un problema. Questo non lo so, ma i tecnici lo sanno sicuramente, questo fatto qui. Però penso che sia la soluzione migliore, che le macchine passino, vadano via e
la rotatoria di sopra sia interessata solo esclusivamente dal traffico che è interessato. Quindi solo il grande flusso va dritto, va chi dritto. Passa sotto. Bravo. E chi va in Casentino, chi torna verso Arezzo. Gli altri finalmente si potrà girare a sinistra, chi venendo dall'ospedale. Vorrei vedere il progetto però. Allora, signor Orlando, cosa ne pensa di questo progetto? Lui c'è il bar qui, diciamo. Sì, quindi vive tutto il giorno. Vive tutta la zona qui a ridosso del semaforo. Sì. E il progetto appunto della strada che passa sotto, quindi le macchine vanno dritte, attraversano, e sembra, non so a livello, a questo livello qui, se viene fatta una piccola rotatoria, sempre questa rotatoria qui, e però gli svincoli di entrata e uscita andrà visto il progetto. Comunque sia, il traffico che non interessa la Fiorentina sicuramente passerà sotto. Potrebbe essere anche una bella cosa. Il problema è, bisogna vedere come fanno questi svincoli, perché così se uno vuole girare a sinistra non può girare con gli svincoli. Se fanno un sottopasso qui, no, passo sul raccordo. Sul raccordo, sì. Dipende poi come fanno gli svincoli, potrebbe essere anche una bella cosa, perché il problema è far passare la gente a piedi. Quello è un problema grosso. No, è lo svincolo in sinistra, non lo so. Allora, ha detto il sindaco che sicuramente la rotatoria, l'attuale sede statale non verrà allargata ma rimarrà così com'è, addirittura ci vorrà meno spazio. Però bisogna avere il progetto definitivo, gli svincoli vengono fatti per entrare e uscire. Infatti, bravo. È un problema questo, così non può essere lasciata la situazione. No, impossibile, così è impossibile. Ma sono 30 anni, io da quando sono venuto qui, dall'81, che sento dire questa rotatoria, ma qui ragazzi va a finire che invecchia la figliola della mia figliola e ancora c'è questo progetto di questa rotatoria. Io non lo so. Insomma, ci si attendeva anche più forse velocità, questo. Poi si non può... ho capito, scusa, il raccordo è tutto fatto quasi, meno che questo. Io non lo so. Che era quello più urgente forse, diciamo. Sì, bravo. Sì. Più trafficato di Arezzo. Speriamo insomma che si muovano, che nel 2018, come ha detto il sindaco, partano i lavori. Le problematiche ci saranno durante i lavori, basta, almeno c'è un fine, però io penso che un annetto sarà tutto bloccato. Speriamo bene. Dai. Bene, buon lavoro, grazie. A domani. Ciao.